Per il turno prepasquale, 37esima giornata del campionato di Serie D girone D, lo United Riccione va a far visita ad una correggesa caccia di punti salvezza. I biancorossi, con i loro 37 punti, sono infatti in piena zona playoff. I biancazzurri, che di punti ne hanno 47, 10 in più, hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, frutto del pari interno con tanti rimpianti con la San Maurese. La gara inizia con mezz'ora di ritardo per le difficoltà incontrate dagli arbitri e dalla squadra romagnola per raggiungere il Borelli a causa del traffico in A1. Pronti via e lo United è già in vantaggio. Punizione per gli ospiti, Benedetti tocca corto per Bellini che serve in area d'Antoni. La girata del numero 9 di Mister Gori non lascia scampo a Bertozzi. Non sono passati neanche due giri di lancette. Non aperla per l'attaccante della compagine del presidente Cassese. La rete subita annichilisce i padroni di casa che faticano a rendersi incisivi nella metà campo avversaria. Carta per Simoncelli, pallone per Iaquinta che impatta male, sfera lontana dal bersaglio. Dall'altra parte del campo l'Orchi Panizze per Bellini, cross in area per la girata di testa di De Silvestro, nessun problema per l'estremo biancorosso. Al 37esimo cross tagliato di sinistro di Simoncelli, Carrasco spunta alle spalle di L'Orchi Panizze e in qualche modo manda la sfera in fondo al sacco, 1-1. Premiata la determinazione del numero 11 degli emiliani al terzo centro in campionato, che poi va a prendere il pallone dalla rete pur claudicante per lo scontro con Pezzolato. Il gol rianima la correggese. Al 43esimo Simoncelli per carta, sul cui cross Pezzolato anticipa con una mano Gigli. Sugli sviluppi del corner, schema simile a quello usato dalla United per il gol di D'Antoni con la San Maurese. Carta per Simoncelli, L'Orchi Panizze arriva in ritardo ed il signore Giuseppe Loscaro di Matera indica il dischetto e ammonisce il numero 16 biancazzurro. Dagli 11 metri Manuzzi spiazza Pezzolato. Correggese 2, United Riccione 1. E terzo gol per il numero 8 di Mister Soda. Subito dopo si va all'intervallo. Bisogna aspettare fino al 35esimo per vedere un'azione degna di nota nella ripresa. Manuzzi serve in profondità a Janken, che si invola verso la porta, ma Pezzolato vince il duello. Un giro di lancette dopo Ferrara lavora bene palla al limite dell'area. Il suo destro, deviato da Galli, sibila lato di poco. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, altra ripartenza biancorossa. Simoncelli serve Janken, che si libera di Bellini e tenta il diagonale. Pallone fuori di un niente. Al 45esimo lo Duca in avanti. Ferrara viene fermato al limite dell'area. Il sinistro di Gambino sibila lato. Finale ad alta tensione con gli allenatori Antonio Soda e Mattia Gori espulsi. Vince 2-1 la Correggese che dopo il Forlì supera anche il Riccione e sale a quota 40 in classifica. Per lo United si allontana il sogno playoff. Domenica 16 aprile, altra gara in trasferta per i biancazzurri di scena Prato.